po' di anni fa, affascinato da questo tempio, dissi che bello avere la soddisfazione di fare un proprio vino dedicato ai propri amici a certe serate, alla caccia, alla tradizione, al lusso di un certo tipo. E quando si parla di eccellenza, con Giorgio ti incammini in un percorso dove puoi fare facilmente mattina. Sempre stato affascinato da questo personaggio misterioso ai primi tempi. Però dopo è iniziato un rapporto d'amicizia che poi si è concluso, diciamo, in uno dei sogni, perché in questa cantina qua, che non c'è tutti i vini del mondo, ma posso dire che attualmente quelli che sono i migliori vini del mondo, italiani, francesi, californiani, spagnoli, eccetera, eccetera, ci sono quasi tutti, anche in numero considerevole. E mi piaceva avere qualcosa di particolare. Non essendo proprietario di una casa vinicola, che non mi è mai interessato, così, vedendo un bicchiere stupendamente disegnato dal signor Ricci, dissi: insieme a questo bicchiere ci vuole anche il vino. Giorgio mi disse: se vuoi, Stefano, lo facciamo insieme, lo studiamo insieme. E io dissi: mi occupo del packaging, del concetto, dobbiamo dare delle emozioni, tu mi aiuti sul gusto, sulla selezione del vino, dei vitigni, e io mi darò da fare sulla selezione, sul design del contenitore. Così è venuto fuori questo magnum particolare, Ricci Stefano Ricci 1, perché c'è già Stefano Ricci 2, che è sempre questa bottiglia in 750 esemplari numerati, leggermente il disegno diverso, e questo siamo col 2011, un Merlot 100%, stiamo già lavorando a Ricci 3, diciamo così, perché sarà sicuramente un Sangiovese. Che ci siamo quasi riusciti, perché ha avuto un bel successo grazie chiaramente alla grande esperienza di Giorgio Finchiodi, che nel suo spazio sopra questo tempio riceve i più grandi estimatori di questo nettare che vedo qui, tanti francesi, ma grazie a Dio oggi insieme ai grandi francesi vedo i nostri vini.